Chiavi giocato veramente bene contro una Diamond Foggia che almeno nei primi due quarti ha cercato in qualche maniera di rompervi le scatole, ma fortunatamente siete riusciti a portare a casa questo prezioso risultato. Sì, no, è stato un buon derby, giocato bene, quello che avevo chiesto in settimana ai ragazzi di contenerli uno contro uno in difesa e di giocare muovendo la palla, l'abbiamo fatto. Sì, per i primi 10-12 minuti il Foggia ha tenuto bene, poi diciamo, abbiamo fatto un break che si è sbagliato di 13 punti Esatto. e quindi il secondo quarto finito più 13. Loro bravi a rientrare in partita, noi siamo entrati un po' mosci, il terzo quarto abbiamo dato concesso un po' troppo. Niente, però pazienza nel risalto, man mano che il tempo andava, anche perché loro fisicamente non tenevano, insomma, abbiamo dato un grosso break, ci siamo portati 20 punti sopra. Poi a 3 minuti dalla fine abbiamo un po' giocherellato, tra virgolette, e questo non deve accadere sicuramente. Niente, Foggia si è avvicinato più dolce, ma comunque il tempo a disposizione andava man mano scendendo. Comunque contento della buona prestazione anche in vista del prossimo turno casalingo, di nuovo nel derby con Mestre. Tra l'altro poi non sono mancati momenti di tensione, anche un faccia a faccia vibratissimo tra Luca Vigilante e Mattia Marchetti. Vabbè, ma noi li conosciamo, l'anno scorso li abbiamo affrontati, già sapevamo comunque che tipo di squadra, che giocatori sono, anche quella è la loro forza, quindi va bene così, insomma, eravamo pronti anche diciamo, a questo tipo di confronto ravvicinato. Senti, un'ultima domanda, adesso siamo alla settima giornata di campionato, poi giovedì avete Vieste. Che bilancio possiamo fare di questa prima parte? Ma sicuramente un ottimo bilancio come ci aspettavamo, insomma, diciamo, si sta anche trovando l'amalgama tra i ragazzi di questa prima squadra tutta nuova, quindi devo dire ognuno di loro dà il contributo quando entra in campo, sia in difesa che in attacco, siamo sulla buona strada, continuiamo a lavorare, vediamo partite giovani. Grazie. Grazie.